Con i suoi 24.000 abitanti, Sezze è una delle città principali del sud pontino. Economia storicamente legata all'agricoltura, grazie ai prodotti tipici che crescono sulle terre della bonifica. In cima alla lista ci sono i carciofi, che godono da alcuni anni del marchio IGP. Ricercati, anzi ricercatissimi, tanto da essere presi di mira da ladri specializzati, in grado in poche ore di svuotare campi estesi. Come è avvenuto il furto? Ricorda quando è avvenuto, cosa è successo, come ve ne siete accorti? Il furto ce ne siamo accorti la mattina quando siamo venuti giù in azienda. Praticamente siamo nel nostro campo di carciofi e l'abbiamo trovato veramente in una maniera pietosa, perché abbiamo visto che c'erano carciofi scapocciati, diciamo noi, quindi non tagliati secondo raccolti secondo il metodo tradizionale con il fusto e con le foglie, ma proprio ecco strappati dalla pianta. Ma non solo questo, c'è anche il fatto del danno che hanno compiuto sulla piantazione, perché nella fretta hanno sfrondato foglie, hanno rotto le manichette per l'irrigazione dove c'erano. Il carciofo chiaramente è una primizia, è un prodotto tipico qua di Sezze, quindi diciamo è stato preso più di mira rispetto ad altri prodotti. Però ci sono furti di trattori, furti di motozappe, furti di irrigatori, più non posso, quindi bisogna tenere alta la guardia. Sono aumentati i furti rispetto al passato? Rispetto al passato i furti sono notevolmente aumentati, ci sono sempre stati furti da quando che esiste l'uomo, è stato sempre il ladro, ma in questo ultimo anno veramente i furti hanno raggiunto veramente dei livelli vertiginosi. Perché? Per quale motivo? Ma indubbiamente per la crisi. Indubbiamente è la crisi, perché qui da me in azienda non c'è giorno che non passano almeno due o tre persone a chiedere lavoro, italiani, stranieri, da tutte le parti. E quando io dico che il lavoro non ce l'ho, vedo nei loro occhi vedo lo sgomento, vedo, è come se la terra gli crollasse sotto i piedi. Ed è comprensibile, perché chissà quanta gente da quante parti sono andate a chiedere lavoro. E questa gente, bene o male, deve pure mangiare. Non dico che vengono tutti a rubare, però certo, in genere di prima necessità, il mangiare è uno degli alimenti che è una delle cose primarie dell'uomo. A Sezze si verifica anche un altro tipo di furto, più organizzato e insidioso. La concorrenza sleale sul prodotto tipico è ormai in grado di entrare nella città simbolo del carciofo. C'era anche il problema, mi diceva, dei venditori ambulanti abusivi di carciofo, che è un po' un assurdo, nel senso vengono a vendere i carciofi di bassa qualità qui. Come vengono funziona? A vendere i carciofi qui a Sezze perché per il buon nome, sfruttando il buon nome di cui godono i nostri carciofi. La qualità è differente? Ma è notevolmente differente, perché i nostri sono un prodotto tipico del territorio. La loro bontà viene dal territorio, è il territorio che li fa buoni. È come posso spiegare il Brunello di Montalcino. Se noi prendiamo il vitigno del Brunello di Montalcino, lo togliamo da Montalcino, lo portiamo qui a Sezze, magari viene pure un'uva, però non viene il Brunello di Montalcino. È un furto d'immagine, è un furto di identità